Video in diretta, eccoci ragazzi, buongiorno, buongiorno, eccoci ancora qui, abbiamo anche oggi, siamo riusciti a organizzarci per trovare un po' di tempo da dedicare a questa diretta e ultimamente, infatti l'argomento di oggi qual è? Adesso me lo scrivo qui perché ho già comunicato da scrivere nella headline l'argomento di oggi ed è allenamento in mento in palestra VS, quindi dove andremo ad analizzare i pro e i contro dell'allenamento in palestra VS allenamento a casa, e vi racconterò anche quella che è la mia esperienza, ok? Quindi oggi parleremo di allenamento in palestra VS allenamento a casa. Per casa intendo anche, ragazzi, anche quello che potrebbe essere un allenamento al parco, un allenamento quando andate in hotel, cioè, nel senso, la cosa importante è il fatto di allenarsi sicuramente, ma ci sono sicuramente moltissime persone che preferiscono allenarsi in palestra e altre persone per comodità si allenano invece a casa. Allora, intanto vi dico subito che questa diretta non durerà tantissimo, ma voglio dare quelli che sono dei contenuti importanti sicuramente per la mia esperienza, dove chi mi conosce da un po' sa che il mio percorso è iniziato in palestra soprattutto, quindi utilizzo di tanti pesi, utilizzo di macchine da palestra, un po' come spiego anche nel mio webinar, e successivamente invece mi sono spostato a riuscire a fare anche allenamenti a casa e a proporre quelli che erano allenamenti a casa. Vediamo allora chi inizia a guardarci, guardiamo un po', ciao, ok, abbiamo i nostri fedelissimi telespettatori delle 13. Allora, ve l'avevo detto l'altra volta, ragazzi, non vi do orari, quindi se abbiate la pazienza di arrivare fino alla fine, perché veramente toccheremo un discorso che a me ha fatto un'enorme differenza. Come stai, Charles? Ok, allora, vediamo un attimino. Ciao Giampiero, fra qualche giorno ci sentiamo, grande, così mi racconti un pochettino come hai fatto il primo test, anche perché dovete sapere, ragazzi, molti mi fanno questa domanda e mi dicono: Giuseppe, ma per iniziare il tuo percorso basta comunque, cioè, nel senso, basta iniziare così senza selezione, niente? E no, infatti, ragazzi, prima di iniziare il mio percorso, solitamente ciò che chiedo, c'è da superare una sorta di test, che è un test allenamento che faccio fare anche a casa o comunque dove una persona si trova, e poi c'è da fare anche un altro test, che è il fatto di farsi le foto in un certo modo da mandarmele, chiaro? Quindi questi sono i due parametri, i due requisiti in cui valuto poi anche tramite delle Skype call l'aspetto psicologico della persona, motivazionale, prima di iniziare. Ho avuto tantissime persone anche, come dicevo, il mese scorso, che purtroppo per un motivo o per un altro, il mese scorso, ragazzi, abbiamo avuto una percentuale di persone che hanno iniziato il percorso veramente altissima, cioè su 10 persone, no, sono venute almeno 20 persone che si sono presentate o Skype call o tramite in consulenza, praticamente hanno iniziato 18, cioè e quelle che due persone che non hanno iniziato il percorso praticamente ci hanno contattato in questi giorni che vogliono iniziare lo stesso percorso, quindi abbiamo veramente percentuali di inizio veramente alti. La cosa che fa la differenza però inizialmente, che cos'è? È una selezione che faccio io prima di iniziare, perché vado a capire, cerco di capire se a livello psicologico ci sono tutti i requisiti, perché molte persone quando iniziano un percorso non tengono conto di questa cosa, secondo me molto importante, cioè se sono pronti nel momento, cioè se si trovano nel momento giusto per iniziare un percorso oppure no. E vedo tante persone che iniziano il percorso senza avere questa componente psicomotivazionale allineata. Eh sì, Cristina, è proprio il discorso di cui parleremo oggi, se l'allenamento in palestra è uguale all'allenamento da casa o comunque se ci possono essere delle alternative, anche quando una persona, ad esempio, va in ferie, come mi è capitato anche a me
in questo mese praticamente dove sono stato in giro e non è che non mi sono allenato, sono uscito comunque a fare degli allenamenti sia da casa che a corpo libero, anche uscendo fuori casa, quindi andando a fare, che ne so, la classica camminata o corsa, dove mi hanno permesso comunque di mantenere il mio standard alto di allenamenti e non perdere la forma, ok? Allora, allenamento in palestra vs allenamento da casa. Vediamo un po' di interagire, visto che siete sei persone. Ricordo che questa diretta non è stata assolutamente, non ho avvisato nessuno, ok? Quindi le persone che sono qui, intanto vi dico bravi, perché state guardando questa diretta, e di cosa parleremo, quindi allenamento in palestra vs allenamento da casa. Allora, vi faccio la prima domanda. Voi cosa preferite? Siete 6, 7, 8 persone? Ditemi un attimino, voi preferite allenamento in palestra o allenamento a casa? Ma anche per un discorso di, come posso dire, per un discorso di comodità anche. Cioè, nel senso, io sono in ufficio, solitamente quando faccio il mio allenamento e quando sono in ufficio, per me è molto comodo allenarmi in palestra. Quindi il 90% delle volte che sono in ufficio, scendo giù in palestra e mi alleno. È stata anche una scelta molto strategica il fatto di prendere l'ufficio vicino alla palestra, in cui comunque mi permettesse questo di riuscire subito a... Ciao Anna Maria! Ciao Sara, allenamento a casa, perfetto. Dai, scrivetemi qualcosa ragazzi, così almeno riesco a capire chi ho davanti, perché anche se siete 5-10 persone, quelle che siete, comunque riusciamo già a fare. Grande Alberto, ciao. L'altra volta siete stati tantissimi che mi avete scritto, e infatti è proprio per questo che ho voluto allenamento da casa anch'io, è proprio per questo che ho voluto e fare un'altra diretta, perché vi ho visto veramente interessati, e quindi se mi date anche dei feedback positivi cerco di organizzarmi di più, anche perché il tempo è sempre poco, però cerco di organizzarmi di più per fare queste dirette e per darvi delle nozioni che vi possono già aiutare a mettervi in sesto per Cristina a casa. Ok, vedo che comunque in tanti tra quelli che siete. Ciao Paolo, grande, ottimo. Allora, vi spiego la mia, una mia credenza passata era quello che l'allenamento da casa non servisse a niente. Sono sincero con voi. Per quale motivo lo sottovalutavo? Perché con una forma mentis dove praticamente tutti i miei amici, tutti quelli che conoscevo in quel periodo, dove quando avevo sui 20-25 anni, non che adesso ne abbia tanti di più, però comunque si allenavano quasi tutti in palestra, e tutte quelle persone che vedevo che avevano il mio stesso obiettivo all'incirca di, ciao Alberto, di mettere su muscoli, ingrossarsi, eravamo tutti lì in palestra. Poi io ero anche un gran amante di palestra, dove praticamente ti sei tagliato barbe. grazie Cristina. E quindi praticamente, essendo anche un appassionato di palestre, mi piaceva proprio vederle queste palestre. Successivamente però mi sono reso conto che cambiando quelli che erano il mio stile di vita e facendo uno stile di vita dove non ero sempre vicino alla palestra, non ero sempre vicino a casa, avevo bisogno di un sistema che mi permettesse di trovare un escamotage per allenarmi anche da casa, mantenendo però quello che erano i miei risultati. Chiaro ragazzi? Quindi questa è una cosa molto importante. Vediamo cosa dice Alberto. Io non riesco ad andare in palestra avendo una ditta, mi riuscirei ad allenarmi dopo le 8, quindi preferirei da casa. Ottimo. Noi abbiamo, se vado a vedere le statistiche e le percentuali delle persone, guarda, ve le faccio, noi abbiamo, vi dico tranquillamente che adesso vado a vedere proprio la statistica delle persone che seguiamo noi, ve lo voglio proprio dire, anche perché noi facciamo, ciao Fabio, noi facciamo veramente diverse statistiche sul fatto delle persone se fanno più allenamento da casa o più allenamento da palestra, e attualmente tra tutti quelli che ci hanno, che sono rivolti a noi, noi abbiamo praticamente il 35% delle 36% delle persone che si allena attualmente in palestra, un altro 36% che fa tutti e due, e un oltre un 27% di persone che si allena da casa. Cioè attualmente noi abbiamo oltre un 27% delle persone che si allena da casa, quindi è un'ampia percentuale, e un altro 36% delle persone che fa entrambe. Io
Ad esempio, sono uno di quei 36 che faccio entrambe. Per quale motivo? Perché anche per un discorso di monotonia e a livello mentale, allenarsi sempre nello stesso posto, ragazzi, dopo un po' vi logora. Va bene, crea una sorta di sistema perché fate sempre quello. Però mettetevi nei panni di una persona che va in vacanza, come mi è successo a me. L'altro giorno, quando eravamo a Mykonos con la Cree, mi sono accorto proprio di questa cosa qui. Ho detto, cavolo, quando una persona va in vacanza, la prima cosa che vuole fare qual è? Spegnere la spina, cioè spegnere proprio l'interruttore del, che ne so, la colazione la faccio così, dopo faccio questo, dopo faccio quello, e smetti di fare tutto. Io solitamente leggo alcuni libri una volta al giorno, ok, c'ho questo sistema da fare. Quando sono stato in vacanza, invece, mi è capitato di, per un motivo o per un altro, di non farlo. L'allenamento quello l'ho fatto perché mi sono vincolato, in qualche modo mi sono organizzato per farlo. Però capisco come nelle cose dove non siamo ferrati o non abbiamo veramente un'abitudine importante su quella cosa lì, la prima cosa che facciamo è mollare quell'abitudine lì, ok? E quindi questa è stata una cosa che mi sono subito reso conto. Quando vai in vacanza, la prima cosa che il cervello fa è cercare di fare il meno possibile e ci fa abbandonare le abitudini che abbiamo consolidato meno rispetto ad altre, ok, ragazzi? Quindi questa cosa qui è una cosa importante. E una cosa che mi è successo, mi ricordo un po' di anni fa, andai in vacanza. E per una settimana praticamente non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla perché mi ripetevo costantemente nel mio cervello: ah, ma qui non c'è la palestra. Quindi automaticamente non riuscivo a darmi una soluzione ad adoperarmi a fare qualcosa. Questo oggi non succede più con i nostri clienti e con le nostre ragazzi e ragazze che riescono a seguire invece i loro percorsi anche in vacanza. Io mi ricordo negli ultimi 2 anni i ragazzi che abbiamo seguito li abbiamo assistiti durante tutto il loro percorso di vacanza, chi a luglio, chi a giugno, chi ad agosto. Cioè, qualcuno andava che ne so, in Italia, qualcuno viaggiava anche all'estero. Noi attualmente abbiamo persone che seguono il programma dalla Cina come Alessio Micheloni, oppure abbiamo avuto dei ragazzi da Londra. Cioè, nel senso, abbiamo veramente persone che ci seguono da ogni parte ormai d'Europa e del mondo. E la Sara dice: meglio senza maglia la diretta, apprendiamo meglio. Mi sembra che l'anno scorso ne ho fatta qualcuna senza maglia, almeno Ok, non è così caldo qui a Bologna, ragazzi. C'è da dire questo, che ancora qui a Bologna stamattina c'era un freddo. Devo scappare, però mi guardo la diretta in differita. Vabbè, ok, perfetto. Ok, Alberto. Quindi, allenamento in palestra, parliamo un attimino di quali sono i vantaggi e gli svantaggi per tutti coloro che credono che in palestra si ottengono risultati, invece in casa no. Ok? Allora, quali sono i vantaggi di un allenamento in palestra? Allora, sicuramente allenarsi in palestra, abbiamo già tutte le macchine, cioè abbiamo le macchine lì. Però, in base all'orario che una persona comunque può andare in palestra, possiamo rischiare di avere tutto occupato. Quindi ci sono molte persone che vengono da me dicendomi: grazie Filippo, ho fatto la barba stamattina per questo. Ci sono alcune persone che mi dicono: guarda, io vado, che ne so, in palestra nelle ore di punte, tipo o alle 13 oppure alle 18-19 di sera, e per fare il tuo programma di allenamento divento matto perché in 30-40 minuti devo finire tutto e alcuni esercizi devo fare la fila qui. E quindi diciamo che da un punto di vista organizzativo, proprio quando entri in palestra, puoi perdere del tempo, ok? Sicuramente il fatto di riuscire a organizzarsi, tipo molte persone che ho che lavorano su turni, riescono ad allenarsi in momenti in cui in altre ore non c'è nessuno in palestra, e quindi questo è molto vantaggioso perché se tu vai tipo alle 11 di mattina, alle 10 di mattina, oppure alle 15 del pomeriggio, alle 16 del pomeriggio, è una palestra vicino casa o vicino al tuo ufficio, questo è molto comodo perché vai e c'è un numero di persone ragionevole per, che ne so, farti la doccia, trovare i macchinari liberi. Il fatto di allenarsi a casa è sicuramente un vantaggio dal punto di vista comodo, come diceva prima, credo, Alberto,
Sì, Alberto che lavora fino alle 8. Per quale motivo? Perché ragazzi, dopo le 8 allenarsi in palestra è veramente un calvario, cioè dalle 7, le 6, le 19, le 20 è veramente un calvario. Quindi tutte le persone che mi dicono che si allenano a quell'ora fanno delle file anche per i macchinari, quindi non è semplice, soprattutto se avete scelto una di quelle palestre low cost o comunque affollatissime che fanno un sacco di commerciale e quindi vi ritrovate in quelle ore veramente a far la fila. E poi non vi dico, io sono uno che negli spogliatoi veramente, se abbiamo il così, preferisco addirittura farmi la doccia a casa, e potete anche capire, cioè diventa veramente un disagio. Quindi qual è l'alternativa? L'alternativa è in questi ultimi mesi di assistenza abbiamo visto che molti dei nostri clienti scelgono la metodica entrambe, quindi hanno la possibilità di andare sicuramente in palestra in alcuni momenti della giornata, in alcuni momenti della settimana, e altri invece dove hanno la possibilità di allenarsi anche da casa. Questo comodo perché così riescono ad abbinare entrambi i tipi di allenamento. La diretta è molto interessante, il dovere però mi chiama. Perfetto Anna Maria, non ti preoccupare, te la vedo in differita. Allora, sicuramente uno dei vantaggi dell'allenamento a casa è quello che con pochissimo, veramente con pochissimo, poi vi dico anche quali attrezzi noi consigliamo per l'allenamento da casa. Cioè, chi si allena a casa solitamente, in meno tempo, riesce a fare un allenamento veramente efficiente per quale motivo? Uno, non devi aspettare gli altri. Due, hai la possibilità di avere tutto cioè sei comodo, è normale che devi avere una stanza, comunque un posto dove riuscire a fare questo tipo di allenamento. E vi dico quali sono gli attrezzi che assolutamente noi consigliamo. Un tappetino. Chi è che non ha un tappetino, ragazzi? Tappetino. Classico tappetino da riuscire a fare, che ne so, da stendersi e fare quello che potrebbe essere un addominale, quindi un crunch oppure un plank, un tappetino. Ok, perfetto. Solitamente quello che consigliamo e potrebbero essere dei manubri. Manubri nel caso una persona comunque voglia integrare quello. Io sto parlando adesso, ragazzi, se volete fare anche non solo una metodica di dimagrimento, ma anche quello che è una definizione e un'acquisizione di muscolatura, ok? Quindi i manubri sicuramente li possiamo consigliare. Successivamente quindi un bilanciere. Allora, tutto questo, ragazzi, e questo stiamo parlando proprio dell'inizio, tutto questo è con un investimento praticamente di meno di 30, dai 30 ai 50 euro, vi siete fatti una palestrina da casa. Poi abbiamo delle persone che hanno delle panche multifunzioni, quindi dove riuscire a fare anche qualcos'altro. Ciao Sara, ciao Stefano! E quindi a quel punto lì potete fare veramente di ogni. Noi abbiamo due o tre clienti che hanno delle palestrine veramente multifunzione a casa e riescono a fare il 90% o se non il 100% con delle accortezze che poi noi diciamo, degli esercizi che solitamente altri clienti fanno solo in palestra, con ottimi risultati. Poi nel webinar, ragazzi, io spiego tutto e quindi potete anche vedere, lo so che hai comprato tutto, grande Sara. Sara era ad esempio una ragazza che ha iniziato il nostro percorso e lei ad esempio si è sempre allenata in palestra ad esempio. Allora ditemi un attimino voi, quindi molti di voi mi avete detto che preferite l'allenamento da casa, ok? Quale strumento, cioè nel senso, adesso da casa c'è da fare una netta distinzione tra il corpo libero e l'utilizzo degli attrezzi, che potrebbe essere anche dei piccoli attrezzi. Ditemi un attimo, cioè preferite allenarvi a corpo libero, completamente a corpo libero, anche perché ragazzi, siamo sinceri, adesso andiamo incontro alle vacanze, sicuramente chi a luglio, chi a giugno, chi ad agosto si andrà in vacanza. Solitamente voi utilizzate portarvi qualcosa dietro oppure preferireste non portarvi nulla? Cioè nel senso, quando andate in vacanza di solito vi portate qualcosa dietro, come ad esempio le fasce elastiche che io qui non ho menzionato, ma io ad esempio le fasce elastiche sono per me importantissime in quello che potrebbe essere un percorso di allenamenti. Cioè ragazzi, le fasce elastiche veramente vi,
vi possono salvare la vita. Uno, perché in valigia le mettete e sono veramente comodissime, perché le mettete dappertutto, le fasce elastiche insieme alle scarpe e quant'altro, però veramente non sono come i manubri e i bilancieri, ok? Quindi ditemi un po', tra l'allenamento a corpo libero e l'allenamento con piccoli attrezzi, se doveste andare in vacanza, cosa preferite? Ditemi un po', dai, fatemi capire. Corpo libero, quindi completamente corpo libero, oppure, dai, scrivete, corpo libero. Io mi sto prendendo un po' di appunti, così seguo anche il filo. Grande Leonardo! O allenamento con attrezzi. Vediamo un po'. E ditemi anche se attrezzi, quali attrezzi utilizzate. Ad esempio, ci sono alcune persone che utilizzano anche la sbarra per fare le trazioni. Grande Sara, ciao! E ditemi un attimino anche questa cosa qua, perché tra gli esercizi a corpo libero è normale che sicuramente ne avete qualcuno che vi piace più di altri, cioè nel senso avete degli attrezzi che più di altri vi viene meglio. Cioè ci sono alcune persone che ad esempio non riescono a fare le trazioni, ci sono altre persone che invece vanno molto bene con le trazioni. Per me ad esempio il fatto di avere una sbarra ad esempio in un parco è fantastico, però capisco che ci siano comunque altre persone che non riescono a fare le trazioni. Quindi come fare in quel caso a fare delle trazioni? Si può usare una fascia elastica in due modi. Uno è quello di farsi aiutare dalla fascia elastica per venire su, l'altro invece è non fare la trazione ma fare una sorta di trazione sempre con la fascia elastica rimanendo giù. Quindi queste sono le due metodiche, ok? Poi se volete, se mi scrivete qui sotto, vi linko anche i video di quello che sto dicendo, ok? Allora ditemi un attimino, preferite l'esercizio a corpo libero, tanto attualmente viaggiate dai 6 alle 10 persone, e preferite l'esercizio a corpo libero oppure l'esercizio con attrezzi? Ditemi un attimino, cioè anche quando andate in palestra, preferite il corpo libero o allenarvi con degli attrezzi? Anche per un discorso di comodità, ditemi un po', dai, non abbiate paura di scrivere, tanto siamo qui, sta facendo comunque una sorta di per capire un attimino come vi state allenando voi, ma potrebbe anche essere il vostro modo migliore di percepire l'allenamento, anche perché molte volte, ragazzi, ci sono alcune persone che si allenano sì con i pesi, ma non riescono a percepire l'allenamento in sé. Quindi delle volte è anche controproducente, soprattutto sto parlando per i principianti. Vedo molti principianti iniziare a far palestra. Grande Giampiero, tu dici attrezzi. Vedo molti principianti che iniziano a far palestra, però il problema qual è? Il problema è che quando iniziano a far palestra, iniziano subito con dei pesi, il loro corpo in quel momento non è pronto per riuscire a recepire quel tipo di lavoro e quel tipo di carico. E quindi il lavoro che potrebbe essere assorbito a un 90% a livello di efficacia per uno che è un addetto ai settori, quindi una persona che si allena da tanto tempo, per una persona che non si è mai allenata, in quel caso lì è controproducente. Chiaro, ragazzi? Ciao Anna, anche la suocera abbiamo qui. Ok, ragazzi, quindi è molto importante riuscire a fare una programmazione. Infatti la programmazione degli allenamenti è molto importante per questo motivo, perché se alcune persone all'inizio possono fare alcuni esercizi, altre persone no. Ok, vi faccio un esempio pratico. Facciamo conto che stiamo andando in macchina, ok? Bene. Ci sono alcune persone che quando iniziate a fare comunque palestra, comunque quando iniziate a fare degli esercizi, è un po' come quando state partendo in macchina. Se voi partite con la terza o con la quarta o con la quinta, la vostra, in questo caso l'autovettura, non riuscirà a partire. La stessa cosa la vedo fare come errore in palestra, cioè nel senso che cosa in palestra, o comunque anche io la vedo più in palestra, perché solitamente chi inizia ad allenarsi da casa o inizia già con un piano strutturato o comunque inizia già, la maggior parte delle persone che iniziano con esercizi a corpo libero. Chiaro, ragazzi, e in pochi iniziano ad avere tanti attrezzi. Il problema di chi inizia in palestra è che spesso iniziano con le macchine isotoniche, che sono quelle macchine che solitamente della Technogy, della Panatta, tutte quelle macchine, non voglio fare troppa pubblicità,
però quelle macchine lì che solitamente, ciao Leonardo, grazie anche a te. Che solitamente si utilizzano nelle palestre. Il problema di questo, dell'utilizzare tutte queste macchine è che veramente al 90% non riescono a stimolare il nostro corpo, ragazzi, soprattutto se siamo alle prime armi. Quindi il mio consiglio vivamente è quello di riuscire a fare, è quello di riuscire a integrare, a partire con esercizi a corpo libero, soprattutto all'inizio, almeno per il primo mese, e dopo pian piano riuscire ad aumentare, ok? Allora, qualcuno mi ha detto, quasi tutti mi avete detto praticamente allenamento da casa, giusto ragazzi? Giusto? Vediamo un po'. Ok. Allora, per quanto riguarda anche il discorso vacanza, ragazzi, fatemi capire un pochettino, quando andate in vacanza preferite staccare la spina completamente? Oppure legato all'allenamento da casa, preferite comunque lo stesso fare qualcosa per integrare quello che è l'allenamento e mantenere lo stesso comunque una tonicità durante tutto il periodo di vacanza. Parliamo anche di questo perché è una cosa molto importante che a qualcuno può interessare. Fatemi capire un po'. Giampiero, un po'. Beh, sì, cioè nel senso un po'. Sicuramente, in vacanza ciò che deve interessare è quello di riuscire a mantenere una situazione. Che cosa intendo per riuscire a mantenere una situazione? Cioè, se durante l'anno noi abbiamo fatto una base, ciò vuol dire che abbiamo lavorato bene, che sia in palestra, che sia a casa, durante la vacanza ciò che deve interessare, soprattutto, sto parlando di soprattutto perché ho alcune persone che soprattutto in questo periodo sono venute da me in consulenza e mi hanno detto, ma io Giuseppe vorrei iniziare a giugno, quando vai in vacanza a giugno? No, ti fermo subito perché capisci che in quel momento non è un buon momento per partire, cioè io non ti consiglio di iniziare quando vai in vacanza, ti consiglio di iniziare, adesso ti rispondo Alessandro, ti consiglio di iniziare soprattutto quando sei in una situazione di, diciamo, tranquillità, dove hai le tue abitudini, ok? Quindi almeno i primi 2/3 mesi inizia dove hai tutto sotto controllo, dove tu comunque ti possa allenare, va bene a casa, però dove tu hai tutto sotto controllo. Se inizi il mese dove vai in vacanza, io te lo sconsiglio. Alessandro dice, penso che gli esercizi a corpo libero siano più difficili ed efficaci. Eh sì, eh sì, è proprio per questo che la maggior parte delle persone va a evitare gli esercizi a corpo libero, perché da un punto di vista anche di fatica sono molto più difficili. Allora, ragazzi, provate a farmi un plank e provate a farmi una chest press. Non so chi sappia cosa sia la chest press. La chest press è quella macchina dove ci sediamo. Ok, ci sediamo, abbiamo anche lo schienale, quindi praticamente siamo seduti in questa posizione e l'unico movimento che dobbiamo fare è questo, cioè spingere in avanti, ok? Allora, voi provate a fare una chest press e provate a fare un plank. Il plank, lo conoscete tutti, il ponte sui gomiti, e provate a fare 20 ripetizioni di chest press con un peso medio, ok? E poi provate a fare 2 minuti di plank. E ditemi tra i due quale è più difficile, cioè quale vi dà più fatica in quel momento lì, per farvi capire, ok? Quindi questo vi fa capire anche dal punto di vista anche metabolico, perché qui bisogna differenziare quello che è un allenamento metabolico da quello che invece è un allenamento, quindi mirato a stimolare il metabolismo rispetto a quello che è un allenamento mirato alla stimolazione della massa muscolare, ok? Poi qui sicuramente faremo una diretta in altre occasioni dove parleremo proprio di questa cosa qua, però capite proprio come l'obiettivo alla fine è molto importante. Questo sicuramente l'allenamento in casa, US allenamento in palestra, casa e palestra, sicuramente io moltissime persone che hanno iniziato, mi ricordo Giampaolo, un ragazzo che ha iniziato da un po' di tempo con noi, che anche lui aveva iniziato con un allenamento a casa. Si era fatto i primi 3 mesi da casa, avevo ottenuto dei grandi risultati, quindi soprattutto in dimagrimento e in definizione, e
successivamente aveva iniziato, avevamo parlato e mi aveva proposto il fatto di potersi iscrivere in palestra, e questo è stato per lui un valore aggiunto. Per quale motivo? Perché lui, che aveva come obiettivo il fatto di incrementare notevolmente massa muscolare, doveva fare una scelta a quel punto. E io ho detto: sei disposto a comprare degli attrezzi, sei disposto a comprare dei pesi, dei bilancieri, questo, questo e quest'altro? Mi ha detto: guarda, tra le due, io ho una palestra di fianco casa, preferisco andare in palestra perché mi è più comodo. A livello di investimento la palestra mi ha detto che non costa neanche tanto, vado in palestra. E questo per lui è stato veramente un valore aggiunto, il fatto di fare questo passaggio dalla palestra alla da casa alla palestra. Questo però non ha, per lui non è che sarà sempre in palestra, continua sempre ogni tanto a allenarsi da casa o comunque a fare degli esercizi a corpo libero quando va in vacanza. Però capite sempre il tipo di esigenza iniziale, cioè se a voi vi interessa il fatto di tenervi in forma e mettervi quindi in forma negli orari ed essere comodi ovunque vi troviate, allora in quel caso l'allenamento per conto vostro a casa è sicuramente la miglior scelta. Ciao Carlo, vediamo un attimino. Allora, stiamo parlando, ragazzi, per tutti quelli che sono entrati adesso in diretta: allenamento in palestra vs allenamento casa, cioè se preferite allenarvi in palestra o preferite allenarvi in casa. Uno, per le vostre, diciamo così, abitudini; due, per le vostre necessità, che possono essere, che ne so, io voglio sollevare più pesi e quindi, siccome non ho i pesi a casa, allora vado in palestra, ok? Ditemi un attimino, la maggior parte di voi negli scorsi commenti, nei precedenti commenti, mi ha parlato praticamente, io vedo un sacco di allenamento da casa, allenamento da casa, allenamento da casa, quindi vedo un sacco che vi allenate a casa. Ditemi se qualcuno di voi, adesso che siete entrati, se preferite allenamento a casa o allenamento in palestra. E quale attrezzo? Allora, ripetiamo un attimino, facciamo un riepilogo degli attrezzi che abbiamo evidenziato per un allenamento base da casa. Cosa intendo base? Che già porti risultati, però, ok? Un tappetino, dei manubri, dei bilanciere, ok? Però sicuramente delle fasce elastiche. Le fasce elastiche per quale motivo? Perché le fasce elastiche riescono a dare resistenza. Poi ci sono diversi tipi di fasce elastiche. In questo caso ci sono fasce elastiche di bassa, media e alta resistenza, dove ci sono addirittura delle fasce elastiche dove voi vi potete appendere e vi potete far aiutare nella trazione, come dicevo prima. Ok? Quindi diciamo che chi riesce a utilizzare le fasce elastiche, non dico al 90%, ma all'80% fa veramente un bel allenamento, ok? Ditemi se qualcuno di voi ha avuto sia esperienza in palestra o in casa e si è riuscito a fare lo stesso allenamento in palestra, cioè a livello di intensità, anche a casa, in qualche modo, con alcune schede di allenamento. Sicuramente dovete essere seguiti per far questo. Ditemi qualcosa. Ciao Riccardo, eccomi. Ok, fatemi qualche domanda relativo a allenamento palestra, a relativo allenamento casa, ragazzi. Stiamo parlando di questo oggi. E le percentuali attualmente delle persone che seguiamo noi, come dicevo, sono abbastanza diversificate. Abbiamo praticamente un 38%, 36% delle persone che si allena in palestra, per farvi capire, un 36% delle persone che si allena sia in palestra che a casa, e un 27% delle persone che si allena a casa. Quindi ultimamente veramente sta aumentando molto questa. Per casa, ragazzi, intendo anche... Molti si allenano al parco, ok? Molti si allenano al parco, molti si allenano a corpo libero, quindi la cosa importante è che ci si alleni outdoor, ok? Quindi fuori da quello che è una palestra. Ok, ragazzi, ok. Secondo me in questa diretta ci siamo. Anche perché vi ho detto che
Se avete delle altre domande da farmi, io le accetto volentieri, altrimenti chiudo qui la direttina, ragazzi, anche perché vedo che comunque siete rimasti in pochi e secondo me proseguire è abbastanza. Ok, ragazzi, ci siamo. Abbiamo affrontato questo. Allora, solitamente qualcuno ultimamente mi sta chiedendo quali sono i requisiti per iniziare il tuo percorso, quali sono. Ok, perfetto. E quali sono anche i due punti? Cioè, nel senso, riesci a assistere anche da casa, riesci a assistere anche in palestra. Vi dico questo, ragazzi: solitamente chi inizia il percorso con noi ha almeno due requisiti da superare. Uno è un test di allenamento e l'altro invece è un test relativo quindi alle foto, quindi fare le foto, mandarcele, valutare bene tutta la situazione e successivamente quindi fare un test di allenamento. Solo allora noi riusciremo a capire che abbiamo davanti anche a livello di psicomotivazione. Quindi faremo poi un test psicomotivazionale attitudinale per capire quanto la persona davanti a noi è pronta per iniziare il nostro percorso. Chiaro, quindi questa è una cosa che voglio dirvi anche perché diverse persone di quelle che poi seguono la diretta decidono di iniziare il nostro percorso di Finizione Extreme con noi, che come vi ripeto, ci sono alcune persone che lo fanno da casa, ci sono alcune persone che lo seguono in palestra. La cosa che conta a livello proprio finale dell'obiettivo è il raggiungimento di quell'obiettivo. Ok? Quindi con questo vi saluto ragazzi, e trovate il link, vediamo un attimino se riesco a mettervi il link per accedere al webinar, vediamo un attimo che ve lo metto nei commenti, qui sotto così potete accedere, ok, ce l'ho qui, così potete accedere al webinar di 45 minuti che ho voluto fare per tutti coloro che comunque vogliono. Ciao Carmela, ciao. Oh ragazzi, non vi svegliate adesso che sto chiudendo la diretta. Giampiero, faccio il test oggi in palestra e l'ho distrutto sti giorni, non avevo energia. Grande, poi mandamelo così almeno vedo che punteggio hai fatto e vedo se siamo all'altezza di iniziare questo percorso. Allora, fammi vedere un attimino che non riesco a trovarmi in diretta qua. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Home. Ok, poi mi dici com'è andato, poi mi dici com'è andato Giampiero il test, anche perché comunque, allora, ok, perfetto, allora, adesso ragazzi vi metto il link dove potete andare a guardare il webinar che è già qui praticamente, no, non è già qui. Dove sono io in diretta che non mi vedo? Dove sono in diretta che non mi vedo? Sono qua. Allora ve lo inserisco qui, ragazzi. Mi sembra che sia qui in diretta, perfetto. Allora, questo è il link, quello che vi sto mettendo adesso per accedere al webinar, ok? Dove praticamente avete la possibilità di vedervi 45 minuti di webinar gratuito dove veramente vi rivelo delle cose che qua non ho modo di dirvi e quindi in maniera molto specifica. Che dire, ragazzi, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao, alla prossima. Ciao Vito, alla prossima.